Benvenuti amici di un nuovo video, anzi in una nuova serie. Nuova serie del restauro di questo Piaggio Sì, o meglio restauro, della preparazione per la Monferrandia di questo Piaggio Sì. Chi mi segue su Instagram avrà già visto questo Piaggio Sì perché l'avevo già postato, quindi se non mi segui ti lascio il link qui sotto. Comunque questo è il primo episodio di una lunga serie che andremo a fare su questo Piaggio Sì. Come vedete è un Piaggio Sì completamente originale, anzi messo malissimo, è stato praticamente conservato non molto bene, all'aria aperta anche, pieno di foglie e schifo. Quindi ora andremo a dargli una bella aspiratina, una lavata e dopo parliamo un po' di questo Piaggio Sì. Motorino lavato, abbiamo tolto la prima parte di schifo che ci era accumulata da anni e anni. Come vedete adesso si può vedere anche di che colore è, prima non si vedeva nulla, a parte il cerchio arancione. Ma adesso andiamo a vedere più nel dettaglio cosa ha montato questo motorino, o cosa non ha montato perché sono più i pezzi che mancano. Allora sicuramente salta subito all'occhio che è uno degli ultimi sì prodotti dalla Piaggio. Perché come vedete ha il contachilometri, ha i comandi e leve, quelle già in plastica, ha il variatore già di serie, infatti qui è il mozzo quello lungo del variatore e infatti dentro questa scatola con i ricambi troviamo un variatore ormai a fine vita, ma soprattutto troviamo i correttori di coppia da 100. Questi sono correttori di coppia da 100 mm anziché 90 come quelli che montavano i primi a variatore, come ad esempio il mio sì, quello monta un correttore da 90 perché è molto più vecchio, infatti ha le leve ancora quelle in ferro. Ma non preoccuparti perché anche tu avrai dei correttori da 100 un domani. Quindi ragazzi, come potete vedere, questo sì è abbastanza messo maluccio. Ma a noi non interessa, anche perché non dobbiamo fare un vero e proprio restauro, quindi tutto di serie completamente originale, ma dobbiamo prepararlo per la Monferraglia e dobbiamo farlo diventare come il mio sì giallo. Quindi a noi dei pezzi rotti o pezzi non rotti, pezzi mancanti, ci interessa relativamente poco, perché andremo a sostituire completamente tutti i componenti con componenti racing, ovvero malossi, polini, DR, insomma questo lo decideremo poi con il proprietario. Ovviamente elimineremo i pedali, metteremo l'accensione a strappo, cambieremo i carter, cilindro, pistone, marmitta, carburatore, aspirazione alta, insomma abbiamo un sacco di lavoro da fare su questo Piaggio Sì. Ovviamente andrà anche sabbiato e verniciato, non abbiamo ancora deciso il colore, anzi magari fatemi sapere nei commenti qualche colorazione che vi piace o particolare che la valutiamo. Quindi questo era l'episodio 1 del restauro del Piaggio Sì, o meglio della trasformazione del Piaggio Sì della Monferraglia, anche se era meglio chiamarlo magari episodio 0, perché effettivamente oggi non andiamo a fare nulla, era solo per presentarvi il motorino. Nel prossimo episodio cominceremo a smontare il tutto, non so se sarà già tra 10 giorni oppure ci sarà un altro video. Quindi ragazzi, siamo arrivati alla fine di questa puntata, di questa primissima puntata del
la serie del restauro del Piaggio Sì. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo motorino, se vi piace, ma soprattutto se il video vi è piaciuto, ovviamente mettete un bel like, e per chi non è iscritto, iscriviti al canale, anche perché vedo che tanta gente guarda i miei video ma non è iscritta al canale, ma iscriviti al canale che è gratis. Quindi io ora inizio a smontare la belva feroce, anzi lo devo posizionare su quel banco lì, e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao bye bye guys!